Stiamo entrando in un futuro che assume ogni giorno nuove forme. Come sarà il mondo tra 50 anni? Città completamente automatizzate e macchine volanti? I nostri figli avranno organi artificiali? Vivranno fino a 100 anni? I più illustri scienziati internazionali ci mostrano come potrà cambiare il mondo tra mezzo secolo grazie alle loro scoperte. Allacciate le cinture di sicurezza. Inizia l'avventura nel futuro. E va bene. Ascoltate, dobbiamo effettuare una ricerca in tutta la città. Questo è il nostro uomo. Si chiama John Gator. Mio padre. È uno degli hacker della vecchia scuola. Quando le persone pensano al terrorismo, immaginano orribili bombe e armi biologiche. Ma per gli esperti di crisi c'è un nuovo tipo di minaccia ugualmente catastrofica: il computer hacking. Una sua forma pericolosa è chiamata social hacking, cioè quando qualcuno riesce a entrare nel computer di una ditta o del governo utilizzando una password presa a un amico o a un parente. Una volta entrati nel sistema, si può paralizzare una città moderna, si può bloccare l'acqua, il cibo, i trasporti e l'elettricità e si può far collassare l'intera economia. Nonno! Oh, sono qui! Nonno! Ma quello è il tuo squalo! Nonno, devi aiutarmi! Che cosa? Ho usato il tuo vecchio trucco, l'ho attaccato allo squalo che mi hai regalato. Così adesso... Hai usato il mio vecchio virus! Esatto. Mamma crede che sia stato tu. Ti stanno cercando. Nonno, per favore, aiutami! Hai mandato in crash l'intera rete. Per riuscire a sistemarla devo accedere al server centrale della città e quello è protetto peggio del Pentagono. Forse c'è una cosa che possiamo fare. Andiamo. Intanto Georgina sta facendo il possibile per trovare suo padre. Usiamo riprese satellitari e terrestri? Certo. Partiamo dalla periferia. Pronti? Via. Premendo un pulsante, centinaia di migliaia di occhi osservano la città del futuro. Eccolo. Bilo Drive, commissario. Diretto a nord. Dove sta andando? Si può fare una previsione? Il sistema prevede che la sua destinazione è... Paul! L'archivio comunale. John ha cercato per ore un modo per inserirsi nel computer centrale della città. Ma ormai il virus ha bloccato le arterie digitali. L'ultima speranza di John è l'archivio centrale. Ci servono subito le mappe. Quali mappe? Se non mi dite che tipo di mappe, come faccio a fornirvele? La mappa con i dati della vecchia amministrazione comunale. È urgente. Quali dati? Le mappe originali esistono ancora. Abbiamo sicuramente di meglio. No, mi servono le mappe. Ok, venite con me. Quanti CD e DVD avete contenenti musica e video? Bene, odio dirvelo, ma in futuro molte di queste informazioni potrebbero essere illeggibili, perché il vostro computer è obsoleto. Se ritenete di avere molti dati importanti, provate a pensare agli archivi e alle varie biblioteche nazionali. Ora c'è una soluzione al problema. Cristalli olografici che possono memorizzare per 1000 anni le informazioni di 200 DVD, come cifre o immagini microscopiche. Ciò significa che potrete leggere i dati anche senza un computer. Ecco qui. Gli scienziati sono andati addirittura oltre. Stanno elaborando dei cristalli di dati che memorizzeranno le informazioni in modo da poterle leggere anche alla luce di una candela. Sarà come proiettare una diapositiva sulla parete. La maggior parte dei cristalli oggi deve essere letta con un laser. Sì, ecco qua. Lo sapevo. Quello lì è il computer principale. No, ragazzo mio, non ci entreremmo mai, ma questa è l'alternativa migliore. Papà, ma ti rendi conto di che disastro hai combinato? Adesso io perderò il lavoro e tu tornerai in prigione. Sì, mamma, però sono stato io. Nonno, non c'entra assolutamente Paul, niente. Tu non ti immischiare. No, mamma, è la verità. Ma nonno può sistemarlo. Devo entrare nel computer principale. I dati identificativi di Paul sono ancora lì dentro.
Spero di riuscirci facendo una piccola deviazione. Vorresti dirmi che un ragazzino di 13 anni ha fatto tutto questo? Sì. Beh, sì, usando la mia tecnologia. Giorgina, per favore, dobbiamo sistemare questa cosa prima che sia troppo tardi. No, la sistemi tu. Paul resterà con me. No, mamma, devo andare. Io conosco meglio i computer di nuova generazione. Ok. L'entrata deve essere qui da qualche parte. Ecco, è quella. Deve essere quella. Ecco dov'è diretto. È vicino. Andiamo, presto! John e Paul hanno quasi raggiunto la loro destinazione. Questo era il cuore digitale della città, prima che i progressi tecnologici lo facessero diventare superato. Sbrighiamoci, non abbiamo molto tempo. Allora, dobbiamo dire al computer centrale che questo è di nuovo il posto di comando. E questo che cos'è? Un mouse. Un che cosa? Un mouse. A che serve? Ok, Paul, lascia fare a me. Devi andare in SC Systems. È lo lì so, che c'è il cuore del so, sistema. Lo so. Slash. John lavora freneticamente per cancellare i dati di identificazione che suo nipote ha lasciato sulla scena del crimine digitale. Ok, Paul, sei salvo. Ho cancellato i tuoi dati identificativi. E adesso vediamo. Fermo! Mani in alto! Non faccio una mossa! Cosa ci fai qui? Zio Juan, non lo fermare! Sta solo cercando di sistemare la rete elettrica! Te lo dico un'altra volta, John! Sono stato io, ho combinato io questo pasticcio! Non cercare di proteggerlo, è troppo tardi! Paul, vieni via, subito! Esci da qui! Non vedi che ormai è troppo tardi! John, è il mio ultimo avvertimento! Attenzione, sistema sovraccarico. Niente più squali, d'accordo? Solamente delfini. Perché sforzarsi di predire il futuro se in base alla regola empirica tutto andrà comunque in modo diverso? Ve lo dico io il perché. Oggi abbiamo la teoria atomica della chimica, abbiamo la teoria fisica dei quanti e abbiamo la teoria biologica del DNA. Quindi le nostre previsioni possono essere più precise. Naturalmente commettiamo ancora dei grossi errori, ma secondo me è meglio camminare in una foresta con gli occhiali appannati che essere completamente ciechi. Ma lasciamo il futuro per tornare al passato. È vera la teoria di uno scienziato giapponese secondo cui l'acqua non è inerte come sembra, ma che invece sarebbe in grado di interagire con le emozioni umane e possiederebbe addirittura una forma di memoria. Cosa c'è di vero in una teoria che suona quasi eretica? E a proposito di teorie, cosa avrebbe realmente scoperto e inventato Nikola Tesla, uno dei più grandi scienziati del Novecento? Perché l'FBI alla sua morte ha dichiarato tutti i suoi lavori top secret? Perché la sua figura è stata cancellata dalla storia? Erano vere le sue teorie? Non solo. Quali sono i retroscena della più grande strage ferroviaria italiana? Quali ragioni di Stato e quale censura militare alleata nel 1944 ha potuto segnare il destino di un carico di disperati, uomini e donne che non arrivarono mai a destinazione? E ancora, quali misteri e quali simboli si nascondono nella mappa della capitale del potere mondiale? Washington DC. Sono testimoni da ascoltare, prove da esaminare e ipotesi da valutare. E tutto ciò che deve essere visto sarà mostrato. A Voyager. Adesso. Buonasera, bentrovati a Voyager. Stiamo cominciando un nuovo viaggio, un viaggio pieno, ricco di domande che arrivano anche
da voi e noi cercheremo per quanto possibile delle risposte. E se non troveremo le risposte, cercheremo in ogni caso di raccontare come sino ad oggi sono andate le cose. Bene, parliamo ora di acqua, elemento che più di tutti è sinonimo di vita e che secondo alcuni scienziati sarebbe molto più vivo di quanto crediamo. Come? Bene, alcuni scienziati, e li intervisteremo in questo reportage, hanno scoperto che l'acqua posta in alcuni ambienti dove si verificano delle situazioni drammatiche o serene cambia il modo di cristallizzarsi. È possibile che l'acqua possa avere una memoria? Scopriamolo insieme. C'è un elemento in natura che più di tutti è indice di vita, l'acqua. Non solo sul nostro pianeta, ma in tutto il cosmo, l'esplorazione dello spazio alla ricerca di vita extraterrestre inizia con la ricerca di possibili tracce di acqua. Le sonde inviate su Marte ne sono un esempio. La superficie terrestre è composta per il 75% di acqua, ma anche il corpo umano è composto dalla stessa percentuale del prezioso liquido. Secondo alcuni ricercatori, questa semplice combinazione di idrogeno e ossigeno, l'acqua, potrebbe nascondere qualcosa di molto più complesso di quello che siamo di solito abituati a pensare. In Giappone, in particolar modo, si sarebbe addirittura arrivati a credere che l'acqua possa avere una memoria. Secondo alcune teorie, l'acqua avrebbe caratteristiche ben precise ancora tutte da scoprire. Le indagini su queste proprietà partono dallo studio dei fattori necessari alla sopravvivenza dell'uomo: aria, acqua, cibo. Questi elementi avrebbero tutti in comune l'energia che li tiene uniti e che, quindi, tiene unito il nostro corpo. Energia senza la quale noi e il nostro pianeta non potremmo sopravvivere. Queste teorie partono dal presupposto che gli esseri viventi e il pianeta sono tutti interdipendenti. Questo significa quindi che saremmo influenzati dall'ambiente e che noi stessi influenziamo ciò che ci circonda e ciò di cui siamo fatti. L'acqua potrebbe essere quindi influenzata dall'ambiente che la circonda. L'acqua potrebbe avere memoria di quello che vive. C'è un ricercatore che da anni sta studiando le cosiddette proprietà nascoste dell'acqua. Masaru Emoto studia da anni le proprietà dell'acqua, un elemento da sempre al centro dei riti delle antiche civiltà di tutto il pianeta. Ne è un esempio il rito di purificazione e rinascita del battesimo, presente in molte antiche religioni, oltre a quella cristiana. Anche i sacerdoti egizi della dea Iside usavano battezzare i faraoni nelle acque del Nilo. In seguito, questa pratica venne estesa anche agli stessi sacerdoti, ai dignitari di corte e infine a tutto il popolo. Lo stesso rito veniva praticato a Babilonia, in onore del dio Marduk, e in Persia per il dio Mitra, oltre che in Grecia per Dioniso e Demetra. Ma come si può studiare l'acqua? Masaru Emoto ha inventato un procedimento che permette di fotografare l'acqua cristallizzandola. Un campione d'acqua viene diviso in 50 parti, ciascuna di circa 0,5 centilitri, messi in contenitori che poi vengono congelati a una temperatura di circa meno 25 e meno 30 gradi per 3 ore. Quindi i campioni vengono estratti e la formazione della calotta viene esaminata al microscopio e fotografata. Da uno stesso campione d'acqua vengono ottenute 50 fotografie. Una volta che il campione viene estratto,
Poiché la temperatura esterna è più alta a causa della luce del microscopio, il ghiaccio inizia subito a sciogliersi. Perciò la foto deve essere scattata entro 2 minuti. Per questo, chi dovrà fare la foto deve essere molto veloce e abile. I risultati sono eccezionali. Proprio come per i cristalli di neve, le fotografie indicano che anche l'acqua cristallizzata dà risultati sempre diversi e di grande impatto visivo. Ma secondo lo scienziato giapponese, la caratteristica delle fotografie ottenute non si ferma solo alla bellezza dei cristalli di acqua. La forma, la simmetria e la perfezione dei cristalli, nonché la loro bellezza, sarebbe direttamente proporzionale all'esperienza che l'acqua ha vissuto. I cristalli fotografati non sono tutti uguali. Nelle 50 foto si vedono sia cristalli simili che diversi, come c'è somiglianza e diversità tra i caratteri umani. Di queste 50 foto, comunque, ne vengono considerate attendibili solo la metà, cioè circa 25 foto. In queste si vedono alcuni cristalli diversi e alcuni che si assomigliano, ed è importante per noi quali scegliere. Esaminando i 50 campioni, alla fine possiamo fare una valutazione generale sulla qualità dell'acqua. Ci sono alcuni elementi nei lavori di Emoto che fanno classificare queste esperienze nel mondo del magico e del non scientifico. E sono due punti che ho trovato nei suoi articoli. Uno è il fatto dell'influenza, appunto, dello sperimentatore sulla natura, che è una posizione antropocentrica, una posizione che la scienza da Galileo in poi ha spostato, considerando l'uomo come una parte della natura. Il secondo aspetto è la riproducibilità. Un lavoro scientifico deve essere riproducibile in un posto diverso, con persone diverse, e non deve dipendere assolutamente dalle condizioni contingenti. Secondo Masaru Emoto, se l'acqua si trova a vivere esperienze positive, i cristalli fotografati saranno di particolare bellezza, simmetrici e perfetti. Se invece l'acqua viene conservata in un ambiente in cui ci sono persone nervose, in competizione tra loro, quindi in un ambiente con energie negative, ti odio! I cristalli saranno deformati, quasi fossero essi stessi sottoposti a stress. Ma ci sono prove a sostegno di questa teoria decisamente ai limiti della conoscenza. Secondo lo stesso scienziato che la sta portando avanti, sarebbe molto difficile creare una ripetitività. E come sappiamo, per essere considerato di valenza scientifica, un esperimento deve poter essere ripetibile. Allora, come possiamo affidarci ad una serie di studi che sembrano essere dettati solamente dal caso? L'importanza della teoria secondo cui l'acqua conserva memoria delle esperienze che si trova a vivere è riassumibile in due domande. Se, come abbiamo visto, il nostro corpo è costituito per il 75% da acqua, è possibile che l'ambiente esterno influenzi l'acqua di cui siamo composti? E in questo caso, anche i nostri sentimenti e i nostri stati d'animo la influenzano? Insomma, influendo sull'acqua, possiamo influire sull'ambiente che ci circonda e su noi stessi? A questo punto, la domanda cruciale per la scientificità di queste teorie è una sola. Acque diverse, che hanno avuto le stesse esperienze, danno cristalli uguali? Non è possibile la somiglianza totale. Nel mondo dei cristalli è impossibile che ci siano delle copie identiche. Anche se si prendesse la stessa acqua dalla stessa bottiglia, ci sarebbero solo delle somiglianze, ma non dei cristalli identici.
In assenza di prove scientifiche non ci resta quindi che continuare ad indagare intorno a questa teoria. Alcune risposte potrebbero arrivare da un'altra teoria, quella dei campi morfogenetici. Autore di questa rivoluzionaria teoria è Rupert Sheldrake, biologo e scrittore inglese. Non ancora completamente riconosciuti dai fisici ortodossi, i campi morfogenetici avrebbero un ruolo fondamentale nella formazione e nell'evoluzione degli organismi viventi. In pratica, sarebbero una sorta di memoria planetaria, se non addirittura universale, alla quale attingono tutte le forme di vita. In questo modo lo sviluppo delle cellule animali e vegetali, le stesse cellule dell'uomo, sarebbe guidato e indirizzato, organizzato da questi campi morfogenetici. Una guida che porterebbe le cellule ad assumere le forme che poi siamo abituati a vedere in natura. Lo stesso vale per gli altri elementi, tra cui l'acqua. Inoltre, sarebbe proprio grazie a questo tipo di campo che gli individui all'interno di uno stormo di uccelli o un branco di pesci si muovono in un modo perfettamente sincronizzato, senza andare a sbattere l'uno con l'altro. Ma per Sheldrake, il campo stesso sarebbe in continua evoluzione, proprio perché in grado di mantenere memoria della sua storia. In questo senso, quindi, anche l'acqua avrebbe una memoria attingendo ai campi morfogenetici. Se ciò fosse vero, più che di una vera e propria memoria dell'acqua, dovremmo parlare di una memoria generale, una memoria generale alla quale tutti gli elementi che noi conosciamo attingerebbero. A questo punto l'acqua sarebbe solamente una parte di questi elementi e probabilmente tratterrebbe solo una piccola porzione di questa memoria. Ma a cosa porterebbe tutto questo? Le acque comunicano sempre. Se si accostano due tipi diversi di acqua, esse si trasmettono diverse informazioni influenzandosi tra di loro. Un'acqua più carica di energia trasmette informazioni a un'altra. Certamente tra acqua e acqua c'è buon rapporto e quindi le molecole dell'acqua che sta dentro il corpo comunicano con quelle che si trovano nel vapore acqueo tutto intorno a noi. Se ci troviamo in un buon ambiente, allora l'acqua che si trova nel nostro corpo si carica di buona energia. Nel caso in cui l'acqua del nostro corpo non sia buona, allora le informazioni cattive aumentano. Una cattiva ondulazione influenza anche l'ambiente esterno. Nella nostra epoca siamo spesso costretti a vivere in ambienti non buoni, quindi ci dobbiamo sforzare di formare un ambiente migliore e dobbiamo bloccare le informazioni dannose. E dopo tanta, tanta acqua è arrivato il momento di tirare le somme di questo discorso e di porci una domanda. L'acqua può avere una memoria? Sì, perché congelando un campione d'acqua, i cristalli che si formano si allineano seguendo logiche ben precise. Oppure no, perché la forma dei cristalli è casuale e non ripetibile. Ma il sì torna perché nei cristalli non bisogna cercare la perfetta uguaglianza, ma solo una similitudine. Chiude il no, perché in realtà, secondo alcuni, il fatto che i cristalli non sono uguali dipende da fattori esterni all'acqua analizzata. Nei lavori di Emoto e anche di Sheldrake si usa spesso il termine energia dell'acqua per indicare qualcosa che non è una quantità misurabile. Invece nel mondo, diciamo, nostro, della scienza, è una quantità misurabile. Nei lavori di Emoto sulla memoria dell'acqua si parla di memoria dell'informazione che viene trasportata in tempi molto lunghi. I tempi di fluttuazione in cui la memoria delle forme fluttuanti nell'acqua si possono trasferire
è stata trovata essere molto ma molto inferiore al miliardesimo di secondo. Dopo questo tempo l'informazione si perde. L'acqua da sempre rappresenta la vita. Del resto molte popolazioni nel tempo hanno sempre identificato l'acqua come origine della vita stessa o l'origine acquatica della vita. Ma pensate se l'acqua avesse realmente una memoria. Ci troveremo di fronte ad un sistema di comunicazione ancora sconosciuto, un sistema del quale non sappiamo praticamente ancora nulla. Provate solo a pensare se si potesse interrogare un campione d'acqua magari presente sulla scena di un delitto. E poi pensiamo che il nostro corpo è composto per la maggior parte d'acqua. Allora, cosa succede alla nostra acqua quando proviamo delle emozioni? E all'acqua del mare quando scoppia una guerra? Ma soprattutto, porteranno a qualcosa di più concreto le ormai famose ricerche del professor Emoto? Staremo a vedere. Un argomento affascinante che apre incredibili panorami intorno ad una materia, ad un elemento tanto semplice e interessante come l'acqua. Parliamo ora di un grande scienziato, dimenticato o volutamente cancellato dalla storia, una figura sconosciuta al grande pubblico. Ancora oggi ci sono persone che arrivano a definirlo come l'uomo che inventò il XX secolo. Il suo nome è Nikola Tesla, conosciamolo meglio. Ci troviamo in un luogo speciale, la centrale termoelettrica Monte Martini di Roma. Oggi è diventata un museo, ma agli inizi del Novecento era un centro d'eccellenza per la produzione di energia elettrica. E proprio di energia parleremo da questo luogo, però questa volta legata alla storia di un personaggio molto particolare. È uno degli scienziati più enigmatici dello scorso secolo. Fisico, filosofo, inventore. C'è chi lo paragona addirittura a Leonardo da Vinci, c'è chi dice che lui avrebbe potuto cambiare il destino dell'intera umanità. Molti lo hanno dimenticato, ma per fortuna non tutti. Si chiama Nikola Tesla, il genio che ha inventato il XX secolo. La tumultuosa parabola di Nikola Tesla può essere analizzata da molti punti di vista. Ma il modo migliore, forse, è partire dalla fine. Tutti gli strabilianti risultati scientifici da lui conseguiti sembrano infatti essersi stranamente persi nella confusione della sua morte. Il 5 gennaio del 1943, Nikola Tesla telefona al Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti ed offre il progetto completo di una delle sue ultime invenzioni. Il colonnello Erskine promette di richiamarlo, ma non lo farà mai. Tre giorni dopo, l'8 gennaio 1943, Tesla viene invece trovato morto in una camera dell'Hotel New York. In quello stesso momento, tutto il suo lavoro viene dichiarato top secret dall'FBI, dalla Marina Militare Americana e dal vicepresidente americano Harry Wallace. Cosa aveva scoperto di così importante Nikola Tesla? Perché il suo lavoro doveva rimanere segreto? La sua morte ha a che fare con le sue invenzioni? Proviamo a fare luce sul mondo oscuro di una delle più brillanti menti del Novecento. Tesla viene definito da sempre come un grande pioniere, un grande anticipatore rispetto al tempo in cui viveva, o addirittura un uomo che non apparteneva a nessun tempo. Ma è stato anche definito come Tesla creatore di sogni, o come Tesla il genio che ha illuminato il mondo. Ma c'è anche chi è convinto che Tesla è semplicemente l'uomo che ha inventato il XX secolo. Stvorio 20 vecchio. A Nikola Tesla sono attribuite almeno 700 invenzioni, tra cui l'energia elettrica a corrente alternata, quella che usiamo tutt'oggi, la diffusione radio,
l'uso medico della risonanza magnetica, la prima stazione di energia idroelettrica, la scienza della sismologia, l'auto elettrica senza generatore di corrente e tanto altro ancora. Ancora oggi, nel XXI secolo, Nikola Tesla sorprende per le sue grandi scoperte su qualcosa di avveniristico per il suo tempo: le trasmissioni senza fili. Era solo il 1898 quando lasciò tutti i presenti sbalorditi durante una dimostrazione al Madison Square Garden a New York del suo piccolo sottomarino telecomandato. Ma nonostante le numerose e strabilianti scoperte scientifiche, il nome di Tesla spesso è più facile trovarlo all'interno di romanzi di fantascienza piuttosto che in trattati accademici. Come mai? E soprattutto perché alcuni suoi colleghi hanno addirittura pensato che queste conoscenze arriverebbero da contatti con altre dimensioni. Durante uno dei tanti esperimenti nel suo laboratorio di Colorado Springs, Nikola Tesla dichiarò di aver ricevuto dallo spazio un segnale che si ripeteva di continuo. Ho ricevuto segnali che ho interpretato come 1, 2, 3, 4. Credo che gli extraterrestri usino i numeri perché i numeri sono universali. Ovviamente all'epoca non fu preso sul serio, ma aveva intuito qualcosa che solo molti anni dopo sarebbe stato scoperto ufficialmente: le onde radio provenienti dallo spazio profondo. Ma chi era veramente Nikola Tesla? È arrivato il momento di fare un salto indietro nel tempo e di arrivare fino in Croazia. Nikola Tesla nasce fra il 9 e il 10 luglio del 1856 a Smiljan, vicino Gospic, nell'attuale Croazia. All'esterno della piccola casa di campagna infuria un violento temporale e la levatrice che assiste la madre, scherzando, dirà che il bambino non può che essere il figlio della tempesta. Non poteva certo immaginare quanto sarebbe stata fondata la sua profezia. Ogni visione, ogni progetto che ho realizzato è stato preceduto da forti bagliori di luce che disturbavano la mia visione degli oggetti reali e creavano confusione nei miei pensieri e nelle mie azioni. Poi tutto si faceva chiaro. Stiamo per scoprire le ultime incredibili verità sul mistero di Nikola Tesla, ma non solo. Sveleremo gli inquietanti retroscena della più grande strage ferroviaria italiana. Studieremo i simboli esoterici che sembrano essere collegati alla mappa della capitale del potere mondiale, Washington DC. Sì, ma dopo la pubblicità. Nikola Tesla nasce fra il 9 e il 10 luglio del 1856 a Smiljan, vicino Gospic, nell'attuale Croazia. All'esterno della piccola casa di campagna infuria un violento temporale e la levatrice che assiste la madre, scherzando, dirà che il bambino non può che essere il figlio della tempesta. Non poteva certo immaginare quanto sarebbe stata fondata la sua profezia. Ogni visione, ogni progetto che ho realizzato è stato preceduto da forti bagliori di luce che disturbavano la mia visione degli oggetti reali e creavano confusione nei miei pensieri e nelle mie azioni. Poi tutto si faceva chiaro. Il primo grande mistero della vita di Nikola Tesla è la stessa struttura della sua mente. Infatti, molti che lo hanno conosciuto raccontano della sua fervida immaginazione, un'immaginazione tecnica che gli permetteva di realizzare solo nella sua mente dei progetti già completi, definiti e funzionanti. La realizzazione pratica era poi solo un particolare. È assolutamente uguale per me, sia che faccia girare la mia turbina nel pensiero, sia che la provi nel mio laboratorio. Riesco a vedere se è bilanciata o meno. Non c'è differenza alcuna. I risultati sono gli stessi. A Tesla, come agli altri bambini, sarebbe piaciuto volare.
l'antico sogno di Icaro e Dedalo, che però lui tentò di realizzare con un vecchio ombrello. Saltò dal tetto della casa dei suoi genitori e ovviamente finì rovinosamente a terra. Molti anni dopo però progettò il primo aereo a decollo verticale. Più tardi l'industria militare europea realizzò un aereo del genere, ma molti non sanno che il progetto era proprio di Tesla. Sui laghi di Plitvice e sui fiumi che scorrevano nel suo paese, il piccolo Tesla costruiva per gioco piccole turbine di legno. Chissà se immaginava che più in là negli anni le avrebbe costruite molto più grandi per la famosa e gigantesca idroturbina delle cascate del Niagara. Questo era il giovane Tesla. Entusiasta, instancabile, visionario e contemporaneamente geniale. Un destino già scritto, il destino di un genio. Tesla si diploma in soli 3 anni e in brevissimo tempo acquisisce tutte le conoscenze scientifiche che gli permettono di padroneggiare tranquillamente sia le materie tecniche sia la matematica. Conosceva 9 lingue, conosceva la filosofia, si interessava di poesia e conosceva a memoria molti classici, tra cui Shakespeare, Voltaire e Goethe. Le capacità di Tesla fanno presto ad affermarsi in diverse parti d'Europa. Si rende conto però che l'Europa è troppo piccola per lui e appena 28enne decide di lasciarsi alle spalle la Jugoslavia. Il nostro Tesla arriva negli Stati Uniti. Ha con sé soltanto un libro di poesie, 5 centesimi in tasca, un piccolo quaderno con degli appunti per realizzare una macchina volante di sua invenzione e una lettera di presentazione per Thomas Edison. Signor Edison, vi mando un uomo straordinario. Ne conosco solo 2 che sono capaci di realizzare cose straordinarie nel settore elettrotecnico. Uno è lei e l'altro è l'uomo che ha davanti. Tesla ed Edison, 2 grandi scienziati. Il loro è un feeling immediato, ma la loro collaborazione durerà soltanto qualche mese. Perché? È il 1884 e Thomas Alva Edison è già un famoso inventore e soprattutto uno scaltro imprenditore di se stesso. Nel novembre del 1877 aveva mostrato ai suoi collaboratori un marchingegno straordinario capace di registrare una voce e di riprodurla, il fonografo. Questa strabiliante invenzione gli aveva dato finalmente il successo e la notorietà che aveva inseguito da sempre. Nel 1878 poi aveva inventato una lampadina a bulbo incandescente e nel 1882, 2 anni prima di incontrare Tesla, aveva acceso il primo sistema di distribuzione di corrente elettrica, ovviamente continua, del mondo. Tra le tante idee, Tesla propose ad Edison di sostituire il sistema di distribuzione di energia elettrica continua con la corrente alternata di sua invenzione, di gran lunga più efficiente. Ma Edison aveva un forte seguito nel mondo scientifico e soprattutto in quello finanziario. I magnati dell'epoca avevano già investito parecchio nella tecnologia della corrente continua, tanto che, se avessero dato retta alle idee rivoluzionarie di Tesla, avrebbero dovuto ricostruire da capo tutti gli impianti di produzione e trasporto energetico. Sappiamo con certezza che il grande industriale George Westinghouse era molto convinto della validità delle idee di Tesla e per questo fu un suo grande finanziatore. Chiese a Tesla di stipulare un contratto. Lui avrebbe prodotto le nuove centrali con i brevetti di Tesla e in cambio la sua offerta per Nikola consisteva in $1 per ogni forza cavallo che si sarebbe prodotta con i nuovi motori a corrente alternata. Quando Edison si rende conto che il suo sistema in corrente continua
non può competere dal punto di vista dell'efficienza con quello della tensione alternata di Tesla, che inizia, pur di difendere i suoi interessi economici, una campagna denigratoria contro la corrente alternata. Edison fa stampare e distribuire volantini sulla pericolosità della corrente alternata e chiede allo Stato di New York di fare una legge contro il suo utilizzo domestico. Oggi potremmo chiamarla guerra mediatica ed Edison non risparmiò a Tesla nessun colpo basso. Ma non si ferma a questo. Edison, attraverso l'uccisione di animali, vuole introdurre l'idea che la tensione alternata è qualcosa di molto pericoloso, che va rifiutata, che va rigettata. Una vera e propria campagna di disinformazione. Le immagini che stiamo per vedere arrivano da un periodo, da un tempo nel quale la sensibilità nei confronti degli animali era molto diversa da quella attuale. Stiamo per vedere delle immagini crude, delle immagini di un'esecuzione organizzata dallo stesso Edison. Era il 1903, si sta per togliere la vita ad un'elefantessa, si chiamava Topsy. Dopo essersi esibita per anni, era diventata un animale irrequieto e difficile da gestire. Dopo aver ucciso un guardiano, il circo di Coney Island decide di abbatterla ed Edison non si fa scappare l'occasione. Quale miglior modo di dimostrare le orribili conseguenze della corrente alternata che quello di arrostire pubblicamente 3 tonnellate di elefante? È il 4 gennaio del 1903 e Topsy viene condotta sopra una piattaforma speciale. Le viene collegato un generatore di corrente da 6600 volt alle zampe e mentre il pubblico presente rabbrividisce, la macchina da presa comincia a girare. Edison sosteneva che l'unica applicazione logica per la corrente alternata era quella di servirsene per uccidere gli animali e condannati alla pena capitale con la sedia elettrica. Di fatto, nonostante gli sforzi di Edison, la superiorità della corrente alternata risulterà oggettiva. Nel 1893 l'azienda di Westinghouse firmerà un contratto per la fornitura di corrente alternata per illuminare l'esposizione colombiana mondiale di Chicago. Ma soprattutto vincerà la guerra con Edison per l'installazione della prima grande centrale idroelettrica delle cascate del Niagara. Una centrale a corrente alternata che avrebbe prodotto energia elettrica per Buffalo e New York a ben 40 km di distanza. Per la costruzione della prima grande centrale idroelettrica, quella delle cascate del Niagara, furono usati 13 brevetti, di cui 9 erano di Tesla. Questi brevetti permettevano la produzione, il trasferimento e la distribuzione dell'energia elettrica. Esperimento dopo esperimento, Nikola conquista una comprensione sempre maggiore della trasmissione dell'energia elettromagnetica senza fili e costruisce il primo trasmettitore radio del mondo. Ma i suoi obiettivi sono ben altri e non si accorge dell'importanza delle sue scoperte. Ma cosa stava inseguendo Nikola Tesla? Lo sviluppo progressivo dell'uomo è legato direttamente alle invenzioni che sono il prodotto della mente creativa. Il suo scopo ultimo è il dominio completo della mente sul mondo materiale, l'imbrigliamento delle forze della natura per le necessità umane. Il disinteresse di Tesla, l'incapacità di arricchirsi, è sempre stata caratterizzata da profondi attacchi invidiosi e filistei. Non sorprende che, secondo appunto un archetipo cristiano, Tesla, proprio perché vuole donare molto al mondo, muore apparentemente solo e senza un soldo
in una stanza d'albergo di New York. Diviene vittima di campagne denigratorie di ogni tipo, ma non tutti lo considerano un pazzo. L'italiano Guglielmo Marconi, ad esempio, è il primo a frequentare il laboratorio del geniale inventore slavo. Più volte Guglielmo Marconi andrà a fare visita a Tesla, e questo è importante per due fattori. Il primo è che ci sono in gioco due premi Nobel e poi anche una sentenza della Corte Suprema, ma torneremo a parlarne tra poco. La vita di Tesla è stata costellata anche da rarissimi ma molto intensi momenti di gloria. Grazie alla costruzione di un incredibile modellino di sottomarino radiocomandato, Tesla cattura l'attenzione di uno dei più grandi magnati dell'epoca, J.P. Morgan. Nel film dedicato alla vita di Tesla, il suo ruolo sarà interpretato addirittura da una leggenda di Hollywood. Orson Welles in persona. Tesla, this little boat of yours, Adam's been telling you all the tricks it could do. The same thing will work on a bigger scale. You can actually move energy, electrical energy, from one place to another. You can take the power you harness from Niagara and move it to my steelworks in Pittsburgh without any wires at all. There is no limit to the possibilities. Everything, the human voice, pictures, they're all just electrical impulses. And what's this place where you want to go and work on it? Colorado Springs. Look, Tesla, you fix it so I can send words without wires from one city to another and over the ocean without a cable. Just give me that and you can go to Colorado Springs or Timbuktu. Il leggendario laboratorio di Colorado Springs inizia la sua attività il 17 maggio del 1899 e dura per circa 7 mesi. È difficile riassumere in poche semplici parole quello che Tesla ha scoperto in quei 7 mesi di esperimenti sui monti Pikes Peak a Colorado Springs. Certo è che quello che stava cercando, il suo obiettivo principale, era quello di trasmettere l'energia elettrica senza dover usare alcun tipo di cavo. Fino ad oggi la scienza ufficiale non è riuscita ancora a comprendere come Tesla abbia potuto realizzare tutto ciò. All'interno del suo laboratorio di Colorado Springs riuscì a creare fulmini artificiali con scariche di milioni di volt, lunghe fino a 40 metri, e attorno al laboratorio cominciarono a notarsi strani fenomeni. Perfino oggi, a distanza di oltre un secolo, le carte di intensità magnetica mostrano il terreno attorno al laboratorio con un campo magnetico più intenso dell'area circostante. Durante uno degli esperimenti, però, il generatore di corrente della El Paso Power Company andò in tilt, mandando in blackout l'intera città di Colorado. Tesla ci mette pochi giorni a riparare il danno, ma ormai la città lo odia. Gli tolgono la possibilità di riallacciarsi alla corrente comunale e il 7 gennaio del 1900 cominciano a smantellare il suo laboratorio e con esso centinaia di invenzioni. Sembra la fine per Nikola Tesla, ma non è così. Nel giugno del 1902, dopo aver ottenuto $150,000 da J.P. Morgan, Tesla apre un altro laboratorio, la Torre Wardenclyffe, situata a Long Island, nei pressi di New York, e dà nuovamente inizio ai suoi esperimenti. Ma un altro immenso ostacolo sta per porsi tra lui e le sue ricerche. Tunguska. Alle 7:14 del 30 giugno 1908, una devastante esplosione nelle vicinanze del fiume Podkamennaya a Tunguska abbatte 60 milioni di alberi in un'area di 2150 km quadrati e il rumore dell'esplosione viene udito a 1000 km di distanza. Alcuni testimoni che si trovavano a 500 km dal punto d'impatto
dicono di aver visto una nube di fumo all'orizzonte. Si pensa subito ad un meteorite, ma non c'è traccia di cratere d'impatto, né di elementi riconducibili ad un corpo extraterrestre. Secondo alcuni studiosi di Tesla, il disastro che avvenne in quella località della Siberia è da attribuire al fatto che le apparecchiature di Tesla generarono dei campi elettromagnetici così intensi da determinare delle spaventose tempeste proprio in quella località. Probabilmente tutto ciò era e rimane una congettura. Ed il complotto che avrebbe prima diffamato e poi gettato Tesla nell'oblio era soltanto all'inizio. L'episodio più tragico della vita di Tesla, quello che ha segnato il suo destino, è quando J.P. Morgan ha smesso definitivamente di finanziare i suoi progetti. Ufficialmente tutto ciò accadde perché lo scienziato italiano Guglielmo Marconi era riuscito a effettuare la trasmissione radio attraverso l'Atlantico prima di Tesla. In quell'occasione J.P. Morgan disse a Nikola: «Era questo quello che volevo che tu realizzassi, e non quello che stai cercando di realizzare, e che probabilmente riuscirai a mettere in pratica chissà quando». Commodore, we send energy, all energy to the outer shell of the Earth, the ionosphere. Energy from the sea, the wind, energy from the sun. We no longer need to burn or destroy anything. We simply take what already exists and put it to our use in unlimited quantities. Mi hanno dichiarato pazzo nel 1896, quando ho annunciato la scoperta dei raggi cosmici. Ripetutamente si sono presi gioco di me, e poi, anni dopo, hanno potuto verificare che avevo ragione. Ora presumo che la storia si ripeterà al momento in cui affermerò di aver scoperto una fonte di energia finora sconosciuta, un'energia senza limiti, che può essere incanalata. Supposing, just supposing he isn't crazy. That man could turn the world upside down and stand it on its head. Yes, I do believe he could. It's a wonderful prospect. Wonderful? Listen, if that lunatic can really do what he says he can do, have you any idea what's going to happen? No, sir. One source of energy, that's what's going to happen, just one. So anybody at all, and just stick an antenna up in his backyard and hook into it, and we won't have anything left to sell but antennas. We'll be producing the power, and anyone who feels like it can milk our cow for free. Well, no thank you, Mr. Tesla. I'm not contributing to that charity. Write him a letter, Adams. Have it ready for me to sign in the morning. Yes, Commodore. What shall I tell him? Tell him goodbye. Negli anni successivi, comunque, ci furono numerose dispute, sia scientifiche che legali, per stabilire chi doveva essere considerato realmente il primo inventore della radio. Tesla ebbe il suo riconoscimento solo dopo la sua morte. La Corte Suprema degli Stati Uniti dichiarò nel settembre del 1943, pochi mesi dopo la morte di Tesla, che il brevetto per la trasmissione radio non doveva essere riconosciuto a Marconi, bensì a Tesla. Per la storia che conosciamo, questa è una notizia difficile da digerire. Fatto è che la Corte Suprema decide in maniera insindacabile che Tesla fu l'inventore della radio. Nel 1915 si decide, per un altro motivo, di dargli il premio Nobel, ma lui rifiuta. Perché? Per due motivi. Il primo è perché doveva condividere questo premio con l'odiatissimo Edison. Il secondo è che nel 1909 lo stesso premio, proprio per l'invenzione della radio, era stato dato a Marconi. Questa cosa lui non la digerì mai. Nel
Nel 1917 Tesla viene abbandonato definitivamente dai finanziatori e Wundercliffe viene rasa al suolo. Da questo momento in poi, sia le sue disponibilità economiche che la sua stessa credibilità si avviano verso un declino senza ritorno. Povero e solo, grazie ad una piccola pensione che gli concede il governo jugoslavo, passa gli ultimi anni della sua vita da un albergo all'altro, nutrendo piccioni e riempiendo i suoi taccuini di appunti. Taccuini che alla sua morte vengono sequestrati dall'FBI assieme a tutto il resto. Due camion pieni di macchinari e schedari. Cosa c'era negli appunti dei suoi esperimenti di tanto pericoloso da essere dichiarato top secret? Secondo numerosi articoli di giornali dell'epoca, sappiamo che Tesla offrì agli inglesi, ai russi, ai canadesi un particolare progetto. Un macchinario straordinario che avrebbe rappresentato una perfetta soluzione di difesa nei confronti dell'imminente minaccia nazista. Si trattava del raggio della morte, ovvero un meccanismo capace di distruggere, prima che toccasse terra, qualsiasi proiettile, bomba o missile che fosse. A qualcosa del genere probabilmente lavorò anche Guglielmo Marconi per Mussolini. Ne fu testimone diretta Rachele Mussolini, che nel suo libro Mussolini privato racconta di uno strano esperimento in un giorno di fine giugno del 1936 sulla via Ostiense a Roma. Quel giorno si fermarono contemporaneamente tutti i motori delle automobili per poi ripartire dopo mezz'ora tutti insieme. È un raggio di energia così tremendo che riesce a bloccare gli aeroplani nemici ad una distanza di 200 miglia dal confine della nazione attaccata. Il 5 gennaio 1943, Nikola Tesla contatta il Dipartimento di Guerra americano e propone la sua arma segreta. Tre giorni dopo viene trovato morto nella sua camera d'albergo. Ma è possibile che il progetto per il raggio della morte sia esistito veramente. Però qui al Tesla Museum, dove si trovano tutti i suoi documenti originali, non c'è. Certo, è anche possibile che l'FBI, dopo la sua morte, e dopo aver controllato i suoi documenti, ne abbia tenuti alcuni per sé. Ma in questo caso noi non potremo mai saperlo, almeno fino a quando l'FBI non deciderà di renderli pubblici. Il progetto per il raggio della morte, il mitico raggio della morte, oppure l'energia libera e gratuita per tutti. Cosa c'era realmente nei documenti sequestrati dall'FBI a Tesla proprio nel giorno della sua morte? Thomas Berden, fisico matematico e ingegnere nucleare statunitense, è probabilmente il più famoso e impegnato seguace contemporaneo di Nikola Tesla. Lo stesso Berden è convinto che i documenti requisiti a Tesla dopo la sua morte hanno ispirato alcune ricerche del sofisticato progetto americano ARP. The High Frequency Active Auroral Research Program ha sede a Gakona, Alaska, ed esiste dal 1992. Fa parte dei nuovi armamenti a tecnologia avanzata sotto il controllo dell'Iniziativa di Difesa Strategica degli Stati Uniti. Il sistema nascerebbe dall'utilizzo di un impiego militare della tecnologia di Tesla, non per scopi di studio scientifico, ma per letteralmente bucare la ionosfera e produrre cambiamenti climatici come elemento deterrente in modo da colpire le risorse delle popolazioni e delle nazioni considerate ostili. Ma da dove viene il progetto ARP in realtà? Secondo una serie di studiosi di Tesla, nasce da un progetto che Tesla mise a punto nel 1937 e che non fu mai pubblicato quando Tesla era in vita. Questo progetto, che aveva scopi chiaramente difensivi, si è potuto conoscere soltanto nel 1984,
quando alcuni ricercatori sono riusciti a ritrovare questi documenti e a renderli noti. Nel 2002 ben 200 deputati della Duma hanno firmato un appello indirizzato all'ONU per chiedere la messa al bando degli esperimenti elettromagnetici dell'ARP, ritenuti un'arma micidiale in grado di influenzare gli elementi naturali con le onde ad alta frequenza. Ma il progetto è tuttora in opera. Ufficialmente nessuno sa se l'FBI sia ancora in possesso di qualche documento di Nikola. E il dubbio che Tesla avesse scoperto ben più di quello che sappiamo sembra essere lecito. Tra le varie teorie che cercano di spiegare il mistero che avvolge la vita di Tesla, vengono identificati tre possibili motivi per la secretazione delle sue ricerche. Il primo è che alcune intuizioni di Nikola Tesla avrebbero ispirato esperimenti tuttora in corso, come quello del progetto ARP per il controllo del clima a distanza. Il secondo riguarda il leggendario raggio della morte, un'arma che, se fosse reale, avrebbe una potenza maggiore di quella nucleare. Il terzo è che se il sogno di Tesla di una energia libera, rinnovabile e gratuita fosse realmente realizzabile, gli attuali equilibri economici mondiali verrebbero sovvertiti in un solo istante e con essi, probabilmente, l'intero destino dell'umanità. Qualunque essa sia la verità sulla vita e le scoperte di Tesla, rimane racchiusa nei file top secret dell'FBI. Ma parliamo del suo ultimo viaggio. Intanto non si trattò di un saluto normale, furono funerali di Stato e parteciparono grandi personalità. Intanto il vicepresidente degli Stati Uniti, poi la moglie del presidente, la signora Roosevelt, e numerosi premi Nobel. Le sue ceneri furono sigillate all'interno di una sfera d'oro e con loro probabilmente i segreti di una vita ai confini del genere. L'umanità ha avuto la possibilità di cambiare la sua sorte, ma l'ha rifiutata. Ed io sto ancora aspettando. Chissà, forse Nikola Tesla è realmente il precursore delle più grandi scoperte del XX secolo e dell'era moderna. Cambiamo argomento. È il marzo del 1944. L'Italia è spaccata in due. A nord i tedeschi, al sud gli anglo-americani. E pochi treni civili a disposizione sono presi d'assalto. Uno di questi, carico di disperati, non arriverà mai a destinazione. Nasce qui la storia di Balvano, un piccolo centro in provincia di Potenza, testimone di una strage senza precedenti nella storia delle ferrovie europee. L'agenzia Reuters comunica da Napoli che 500 italiani sono periti venerdì mattina per asfissia in una galleria ferroviaria dell'Italia meridionale. Nell'attraversare una lunga galleria, il treno, che già procedeva assai lentamente, rallentava ancora la marcia, sicché il denso fumo che ingombrava la galleria stessa in seguito al passaggio di altri convogli provocava la soffocazione della maggior parte dei disgraziati viaggiatori. Così scriveva nell'Italia occupata dai tedeschi il Corriere della Sera del 6 marzo 1944, a proposito di una tragedia ferroviaria avvenuta nell'Italia occupata dagli anglo-americani. In meno di una settimana, la notizia di quello che è forse il disastro ferroviario più grave di tutti i tempi fa il giro del mondo. Poi, incredibilmente, quella stessa notizia si ferma, anzi, scompare di colpo. Stiamo per svelare gli inquietanti retroscena della più grande strage ferroviaria italiana. Ma non solo. Studieremo i simboli esoterici che sembrano essere collegati alla mappa della capitale del potere mondiale, Washington DC. Sì, ma tra poco, dopo la pubblicità.
L'agenzia Reuters comunica da Napoli che 500 italiani sono periti venerdì mattina per asfissia in una galleria ferroviaria dell'Italia meridionale. Nell'attraversare una lunga galleria, il treno, che già procedeva assai lentamente, rallentava ancora la marcia, sicché il denso fumo che ingombrava la galleria stessa in seguito al passaggio di altri convogli provocava la soffocazione della maggior parte dei disgraziati viaggiatori. Qual è la storia sfortunata del treno 8017? Perché, nonostante le due locomotive, il treno si fermò? Chi erano i suoi passeggeri? Da dove venivano? Perché ancora oggi molti di loro non hanno un nome? Fu solo una tragica fatalità o esistono precise responsabilità umane? Perché, nonostante varie inchieste, il disastro di Balvano non ha ancora una verità ufficiale? La somma di fatalità, disattenzione e imperizia che ha portato al disastro di Balvano si spiega forse con il difficilissimo momento storico in cui avviene la tragedia. Nel marzo 1944 l'Italia è divisa in due da vari mesi, da quando cioè con l'armistizio dell'8 settembre 1943 l'Italia rompe l'alleanza con la Germania nella Seconda Guerra Mondiale e si schiera con gli anglo-americani. Nell'Italia occupata da questi ultimi si costituisce il cosiddetto Regno del Sud, guidato dal re Vittorio Emanuele III e dal maresciallo Badoglio, che si contrappone alla Repubblica Sociale Italiana, che al nord e sotto la guida di Mussolini resta schierata con i tedeschi. È uno dei periodi più drammatici della storia d'Italia, con ricadute pesanti su tutti gli aspetti della vita civile, trasporti compresi. Il treno 8017 è uno dei pochi treni che collegano le città del sud devastato dalla guerra. Si forma a Battipaglia ed è diretto a Potenza. Poco più di 100 chilometri che all'epoca potevano essere coperti a fatica anche in diverse ore. I treni dell'epoca andavano a vapore e venivano alimentati a carbone. Ma in tempo di guerra il carbone a disposizione era di bassissima qualità. Inoltre, i pochi treni non militari venivano letteralmente presi d'assalto da chi doveva spostarsi da un lato all'altro dell'Italia ad ogni costo. Partito da Battipaglia alle 19 del 2 marzo, l'8017 arrivò in pochi minuti a Deboli. Un'ora dopo era a Persano, alle 20.45 era a Contursi, alle 21 a Sicignano, alle 21.55 a Bucino, alle 22.46 a Romagnano. Infine, poco dopo la mezzanotte, giunse a Balvano con i suoi 45 carri merci e oltre 700 passeggeri. Il treno che era passato qualche ora prima, l'8013, aveva impiegato 15 minuti per raggiungere la stazione successiva a quella di Balvano, distante circa 8 chilometri, Bellamuro. Lungo quegli 8 chilometri ci sono varie gallerie, la più lunga delle quali è la cosiddetta Galleria delle Armi. Oltre 1900 metri in salita e in curva, di cui i macchinisti del treno non videro mai la fine. Il treno 8017 entra nella lunga Galleria delle Armi, arranca, sbuffa, poi si ferma. È il punto peggiore nel momento peggiore. Sono le 2 di notte e la galleria è lunga 2 chilometri. I passeggeri dormono e le locomotive continuano a sbuffare esalazioni tossiche. Vista la difficoltà di poter soccorrere l'8017 all'interno della Galleria delle Armi, all'alba si riuscì a far retrocedere l'intero convoglio fino alla stazione di Balvano. E ai soccorritori si presentò una scena terribile. Eravamo 4 persone, 2 sopra e 2 a terra. Noi eravamo sopra, si sporgevano da fuori al treno e quelli di terra le mettevano in fila, uomini e donne. Una scena assolutamente spaventosa. I dispacci si susseguono con richieste d'aiuto. Ma quali furono le reali cause dell'arresto del treno 8017? La stampa, nei pochi giorni che dedicò alla tragedia, azzardò una serie di ipotesi molto approssimative. Con
Così come la stampa, anche le autorità dell'epoca, prima di archiviare per sempre la vicenda, si mossero nelle ore successive al disastro per capirne la dinamica. Gli unici documenti ufficiali su questa tragedia sono la relazione preparata dal sottosegretario alle comunicazioni, il generale Di Raimondo, il 7 marzo, la tragedia era avvenuta 4 giorni prima, preparata per il ministro siciliano, il ministro delle comunicazioni, con tutta una serie di dati, sia sul numero delle persone, sia sulle cause tecniche, che poi a accertamenti successivi, soprattutto alla luce anche delle ricerche più recenti in campo storiografico che sono state fatte, si sono rivelate imprecise. Di questa relazione si serve il ministro delle comunicazioni siciliani per riferire al Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 marzo i termini di questa questione. Il testo dice: il ministro delle comunicazioni riferisce sul sinistro ferroviario della linea di Potenza, il quale è da attribuirsi alle pessime qualità di carbone fornito dagli alleati. Morti sono 517, tutto il personale ferroviario addetto al treno è deceduto all'infuori di un fuochista. Tutti gli altri erano viaggiatori di frodo. Ecco, tutte queste notizie in realtà non sono esatte. Alla luce delle ricerche successive, tutti questi particolari si riveleranno praticamente erronei, sbagliati. Però questo è quanto risulta negli atti ufficiali conservati qui all'Archivio Centrale dello Stato. Le affermazioni contenute nel verbale del Consiglio dei Ministri del governo Badoglio sono inesatte e strumentali. Lo sostengono i dossier segreti degli alleati. Un esempio per tutti: i passeggeri del treno 80-17 furono costretti a pagare un biglietto nonostante si trattasse di un treno merci. Una ricostruzione più attendibile dei fatti è stata quindi possibile da una serie di indagini storiche che hanno potuto attingere ai documenti delle autorità di occupazione anglo-americane, autorità che però si guardarono bene dal perseguire i responsabili del disastro, esattamente come fece la magistratura dell'epoca, che finì per individuare un solo colpevole. Un colpevole un po' difficile da perseguire. Ragioni di Stato e censura militare alleata hanno dato luogo ad un'indagine che in molti definiscono grottesca. L'unico responsabile della tragedia sarebbe infatti il carbone di bassa qualità. Non ci sarebbe stato nessun errore umano. Probabilmente in un'altra epoca e in altre condizioni, la giustizia avrebbe fatto meglio il proprio dovere. Ma tra le tante cause della tragedia di Valvano, il momento storico non è certo l'ultima. Anzi, forse è la causa che più spiega tutte le altre e ci dice anche perché, molti anni dopo, è ancora così difficile ricordare adeguatamente 600 persone uccise in tempo di guerra da un incidente che apparentemente, solo apparentemente, con la guerra non aveva molto a che vedere. È arrivato il momento di aprire i nostri archivi per andare a scoprire qualcosa riguardo certamente una delle capitali più potenti del mondo, Washington. È possibile che questa città sia sorta su un disegno ben preciso, su una mappa che poteva considerarsi un vero e proprio talismano creato per accentrare in quel luogo forza e potere? Cosa c'è di strano all'interno del dollaro? Quali coincidenze possiamo trovare? E poi, è possibile entrare dentro la Casa Bianca per raccontare qualcosa di realmente particolare? Bene, ci siamo riusciti. Abbiamo chiesto, pensavamo di non poter mai ottenere quel permesso. Eppure, è arrivato. Condividiamo insieme quell'emozione. Settembre 1793, George Washington pone la prima pietra della costruzione che vedete alle mie spalle, il Campidoglio. Ci troviamo a Washington. Roma ha il Colosseo.
Colosseo, Parigi, la Torre Eiffel, Londra, il Big Ben. Sono delle costruzioni divenute ognuna simbolo della propria città. Qui la cosa è diversa, qui prima è nato il simbolo ed intorno ad esso è stata costruita la città. Il Campidoglio di Washington non rappresenta solo una città, è soprattutto il simbolo dei poteri che vi risiedono. Costruita secondo una pianta disegnata da architetti massoni, qui tutto sembra essere frutto di un disegno ben preciso. Un disegno che viene attuato ancora oggi e al quale forse appartiene anche un altro simbolo della potenza degli Stati Uniti, il dollaro. Perché anche nella banconota dal taglio più comune, quella da un dollaro, sono presenti simboli di potere riconducibili alla massoneria. Ma è possibile che un'intera città di grandi dimensioni sia stata progettata e disegnata su una pianta che rappresenterebbe un talismano? Ed ancora, è possibile che una banconota sia stata disegnata racchiudendo all'interno delle simbologie occulte allo scopo di rafforzarne il potere? C'era veramente dietro tutto questo, alla fine del Settecento, un disegno occulto con lo scopo di creare un nuovo ordine mondiale? Stiamo per iniziare un incredibile viaggio attraverso i millenni, dall'antico Egitto fino ad oggi, e per farlo seguiremo tre differenti fili che ripercorreranno tre diversi poteri: il potere economico, il potere politico e il potere occulto. Nel 1789 la giovane nazione americana decide di costruire una grande capitale federale in Virginia. Il progetto iniziale è di Pierre Charles L'Enfant, poi affiancato da altri. Nato a Parigi, L'Enfant era entrato nell'esercito rivoluzionario americano di cui condivideva gli ideali repubblicani. Qui aveva conosciuto George Washington, del quale era divenuto amico e fratello massone. L'Enfant presenta un progetto faraonico, se si pensa che la capitale è progettata per uno stato di 500 milioni di abitanti. All'epoca ce n'erano solo 4 in tutto il paese e oggi ve ne sono all'incirca 300. Un progetto in cui i riferimenti agli antichi riti egizi sono ovunque. In alcuni giorni dell'anno, osservando il tramonto dal Campidoglio, il sole sembra scendere esattamente sopra la Casa Bianca, che si trova all'estremità ovest di Pennsylvania Avenue. Dal punto di vista esoterico, il momento per la posa in opera della prima pietra, la pietra angolare, insomma quella che dovrebbe sostenere tutto, deve essere scelto con molta cura, facendo attenzione alle influenze astrali di quel momento. Questo perché l'edificio, quello che rappresenta, possa nascere sotto le migliori influenze astrali. Secondo alcuni studi, calcolando gli allineamenti stellari del 1793, il giorno della posa della prima pietra del Campidoglio, la stella Sirio sorgeva poco prima del Sole ed era esattamente allineata con la Pennsylvania Avenue. Chiamato levata eliaca, questo fenomeno per gli antichi aveva particolare importanza ed è alla base di molti tra i principali riti egizi e massonici. Per i faraoni era anche l'inizio del nuovo anno. Per le logge, invece, la nuova nazione americana rappresentava la nascita di un nuovo ordine mondiale, quello della libertà e della fratellanza. Ma sono molti gli indizi che fanno pensare che Washington sia stata costruita su una mappa occulta ben precisa. Per capirne di più siamo venuti alla biblioteca del Congresso, dove al suo interno è custodita con molta cura la mappa di L'Enfant. Eccoci arrivati nei sotterranei della biblioteca. Davanti a noi l'originale della mappa, proprio quella consegnata di persona da L'Enfant a Washington. Bene, possiamo apprezzare il disegno nei minimi particolari. Vediamo le vie di questa mappa, le strade di questa città sono tutte parallele l'una alle altre, sia in orizzontale che in verticale, quindi si formano degli angoli di 90 gradi. Poi ci sono delle altre strade che tagliano invece per diagonale l'intera mappa.
C'è chi dice che questo sia stato realizzato e fatto per rendere più vivibile, più semplice da vivere questa città. Altri invece dicono che questo particolare disegno di strade formi addirittura dei simboli particolari. Allora vediamo come mai è stata realizzata in questa maniera. Uno schema simile a quello di Washington si ritrova anche nelle piante di Londra e Parigi. Secondo molti studiosi, l'intento dei progettisti, tutti appartenenti alla massoneria, era di ricreare sulla terra quella che nella tradizione massonica è la città ideale, ovvero la Gerusalemme celeste. E non a caso tutti i principali personaggi della storia americana sono massoni. Primo tra tutti, George Washington. George Washington è una figura centrale nella storia del mondo e naturalmente anche della storia della massoneria. Ha appena 40 anni quando assume il comando supremo delle forze che si stanno organizzando contro i dominatori britannici sulla Nuova Inghilterra. Quando Washington assume il comando nel 1775, da 2 anni si era verificata la giornata del tè, cioè la rivolta a Boston organizzata dalla massoneria contro il dominio economico inglese sulle colonie. Nel 1776, su 56 firmatari della celebre dichiarazione di Filadelfia, 50 sono massoni. Inaugurato nel 1932, il George Washington Masonic National Monument si trova ad Alexandria, una località a pochi chilometri dalla capitale, il cui nome ci riporta subito all'antico Egitto. Progettato da architetti massoni, l'edificio ha una forma che ricorda il faro di Alessandria. In esso sono conservati gli strumenti utilizzati dallo stesso Washington per le cerimonie ufficiali. Esaminiamo ora nei particolari la mappa dell'Enfan. Abbiamo visto le strade orizzontali e verticali perpendicolari tra di loro ed altre vie che tagliano diagonalmente l'intera mappa. Bene, questo disegno è perfettamente sovrapponibile ad un altro disegno, l'albero della vita di tradizione ebraica. Solo una coincidenza, certamente, può essere possibile, ma dobbiamo esaminare altre coincidenze altrettanto importanti. Nel disegno dell'albero della vita di tradizione ebraica ci sono dei nodi importanti chiamate le Sefirot. Bene, sovrapponendo le due mappe, in coincidenza della mappa di Washington, troveremo proprio in quei punti gli edifici più importanti. Un altro caso? Sovrapponendo l'albero della vita alla pianta di Washington, i tasselli di questo mosaico trovano un'immediata collocazione e alle singole Sefirot corrispondono punti ben precisi. Alla prima Sefirah, che significa la volontà prima, corrisponde il Lincoln Memorial. Tra la quinta e l'ottava, rispettivamente giudizio e gloria, il Jefferson Memorial. Entrambe figure fondamentali nella storia degli Stati Uniti, Thomas Jefferson, uno dei padri fondatori, è stato il terzo presidente e il principale autore della Dichiarazione di Indipendenza. Abraham Lincoln è unanimemente ritenuto una delle figure più importanti della nazione. Fu il presidente che sconfisse l'esercito sudista nella guerra di secessione e che abolì la schiavitù. Tra la quarta e la settima Sefirah, che significano rispettivamente misericordia e vittoria, troviamo la Casa Bianca. Alla sesta Sefirah, che significa principio armonizzante, ma anche bellezza, il Washington Monument. Alla decima, il Regno, il Campidoglio. Nel 1830 il Congresso commissiona un'enorme statua di Washington seduto su un trono nella posa di Zeus, da posizionarsi proprio all'interno del Campidoglio, edificio che sorge sul punto che significa il Regno. Solo un'altra coincidenza? La città di Washington risponde perfettamente a un disegno massonico. È dunque una grande antologia di tutto il sapere sapienziale tradizionale che lega
la novità di una capitale tutta inventata alla storia greco-romana e a quella degli egizi. Fin qui il filo del potere politico. È arrivato il momento di andare nell'antico Egitto. Infatti, come vi abbiamo detto, l'antico Egitto da una parte e la tradizione ebraica dall'altra sono due cardini della massoneria. Washington ci sta rivelando delle simbologie occulte così tante e così precise che non ci aspetteremmo di trovare in una città moderna. L'edificio che vedete alle mie spalle, per esempio, ricco di simboli egizi, viene addirittura considerato sede della loggia di tutte le logge. Washington, anche se non ufficialmente, è la sede del Supremo Consiglio della giurisdizione meridionale del rito scozzese antico e accettato degli Stati Uniti. A questa fanno capo le logge nazionali e i consigli supremi di tutto il mondo. Il rito scozzese fonde insieme tradizioni ebraiche, mitologia egizia e memoria dei Templari. Costruito a imitazione del mausoleo di Alicarnasso e progettato agli inizi del 1900 dall'architetto massone John Russell Pope, a guardia dell'ingresso vi sono due imponenti sfingi egizie che simboleggiano saggezza e potere. La sfinge della saggezza reca sul petto l'immagine di una dea egizia, forse Iside, mentre su quella del potere è inciso l'Ankh, la cosiddetta chiave della vita, e il simbolo dell'ureo, che indica la discendenza solare dei faraoni. Nell'atrio vi sono due statue egizie di scribi seduti, collocate ai piedi di uno scalone cerimoniale. Secondo alcuni studiosi, la cosiddetta stella fiammeggiante, che spesso è posta all'ingresso delle logge, non sarebbe altro che Sirio, la stella di Iside. Stiamo per abbandonare il filo del potere politico per entrare in quello economico, infatti anche la banconota da un dollaro vale la pena essere esaminata con attenzione. Ma prima dobbiamo entrare in un luogo decisamente particolare. Dentro la Casa Bianca. Questa è la spada fatta proprio per George Washington, una spada che però Washington non poté mai usare. Bene, la prima pietra di questo edificio è stata messa in opera in una data molto particolare, era il 1792, ma dobbiamo ricordare con attenzione il giorno, il 13 ottobre, una data con un forte simbolismo templare. Il 13 ottobre del 1307 è la data in cui vennero incarcerati tutti gli appartenenti all'ordine templare. Situata tra la quarta e la settima sefirà dell'albero della vita, rispettivamente Misericordia e Vittoria, la Casa Bianca fu terminata dopo la morte di George Washington. Nel corso degli anni fu distrutta da un incendio e più volte rinnovata, sempre sulla base del progetto iniziale dell'architetto James Hoban. Dalla Casa Bianca, ancora in costruzione, nel 1793 partì il corteo che, percorrendo la Pennsylvania Avenue, arrivò sul luogo in cui avvenne la cerimonia della posa della prima pietra del Campidoglio. Esattamente sulla stessa direttrice del corteo, alcune ore prima del sorgere del sole, era sorta Sirio,
mentre all'alba la stella si trovava esattamente sul luogo in cui sarebbe sorto il Campidoglio. Stiamo per decodificare i simboli esoterici che sembrano essere collegati alla costruzione di Washington DC. Sì, ma dopo la pubblicità. Dalla Casa Bianca, ancora in costruzione, nel 1793 partì il corteo che, percorrendo la Pennsylvania Avenue, arrivò sul luogo in cui avvenne la cerimonia della posa della prima pietra del Campidoglio. Esattamente sulla stessa direttrice del corteo, alcune ore prima del sorgere del sole, era sorta Sirio, mentre all'alba la stella si trovava esattamente sul luogo in cui sarebbe sorto il Campidoglio. Questi particolari allineamenti stellari erano ben conosciuti dalla massoneria, a cui appartenevano sia gli architetti che gli organizzatori delle cerimonie. È solo un caso? Per capirne qualcosa in più, dobbiamo andare in un anno particolare, il 1799. Quando George Washington muore nel 1799, tutte le logge osservano il lutto. Per ricordare la figura del primo presidente, si decide di innalzare un grande obelisco, alto circa 170 metri, con una punta affusolata, che è una sorta di piramide posta su una colonna. La piramide è già presente nel Gran Sigillo degli Stati Uniti, progettato da Benjamin Franklin e Thomas Jefferson, e sulla Dichiarazione di Indipendenza, entrambi appartenenti alle logge. La cerimonia della posa della prima pietra del Washington Monument avviene il 4 luglio 1848, giorno dell'indipendenza, ma anche data con un forte simbolismo templare, in quanto, se convertita dal calendario giuliano, è il giorno di San Giovanni dei Massoni. A causa della mancanza di fondi e di intrighi politici, per l'inaugurazione bisogna attendere il 22 febbraio 1885. La cerimonia avviene di pomeriggio, in coincidenza con il sorgere di Sirio, alla presenza dei rappresentanti delle logge di tutti gli Stati Uniti. Questo succedeva 200 anni fa, ma possiamo pensare che sia frutto solo di un'antica cultura ormai andata in disuso? No, non possiamo farlo, perché possiamo vedere che molto più di recente la scelta del giorno per la posa in opera della prima pietra di un edificio altrettanto importante è stata scelta con molta cura. Andiamo al Pentagono. Nel 1941, data l'imminente entrata in guerra degli Stati Uniti, il presidente Roosevelt decide la costruzione del nuovo quartier generale dell'esercito. Fino ad ora ospitati in ben 17 diversi palazzi, gli stati maggiori delle varie armi stanno per trovare un'adeguata sistemazione in un edificio destinato a diventare un simbolo mondiale del potere militare: il Pentagono. Roosevelt, gran maestro del 32° grado, sapeva che la forma pentacolare si identifica con una stella ben precisa, di solito raffigurata con 5 punte, la stella Sirio. E anche il luogo su cui sorge il Pentagono non sembra essere casuale. Si trova infatti sul prolungamento ideale di un asse che va proprio in direzione del Campidoglio. La cerimonia della posa della prima pietra avviene l'11 settembre 1941. Ricostruendo al computer i cieli di quel giorno, si è scoperto che ancora una volta, nel momento della cerimonia, Sirio si trovava proprio sopra il luogo in cui stava per sorgere il Pentagono. Insomma, Washington ha rappresentato e rappresenta certamente uno dei centri più importanti di potere mondiale. Bene, se la sua mappa, se la sua pianta è stata costruita e progettata come un talismano, questo sembra abbia funzionato. Abbandoniamo ora i fili del potere politico ed entriamo in quelli del potere economico. Lo facciamo attraverso un simbolo che al suo interno ci permetterà di scoprire alcuni segni occulti. Stiamo parlando della banconota da un dollaro.
È la banconota dal taglio più comune. Sul fronte reca l'effigie di George Washington con ai lati due simboli. A sinistra quello della Riserva Federale di Chicago. A destra quello del Dipartimento del Tesoro con una data, 1789. La data della Rivoluzione Francese in cui la massoneria ha avuto un forte ruolo. E il logo è un condensato di simboli massonici, scudo, bilancia, chiave e 13 punti. Sulla retro della banconota troviamo due cerchi. Dentro quello di destra un'aquila, simbolo degli Stati Uniti d'America. In quello di sinistra invece una piramide con al vertice un occhio. L'occhio è simbolo di grande potere, l'occhio che tutto osserva, l'occhio che tutto controlla. L'aquila tiene nel becco un nastro con la scritta latina E pluribus unum, che significa da molti uno. Nell'altro cerchio, in alto, sopra la piramide, c'è la scritta Annuit Septis, che significa approva le cose iniziate. In basso, la scritta Novus Ordo Seclorum. L'ultima parola è stata scritta nella forma contratta, Seclorum, invece di Secolorum. In questo modo, omettendo la O, la frase risulta composta da 17 caratteri invece di 18. Il 17° arcano dei tarocchi è la stella e indica la realizzazione, come dire, nuovo ordine mondiale. Quindi l'occhio che tutto vede controlla anche l'anima. Che cosa si ricava dal dollaro? Il senso della unità che fa la forza, e pluribus unum, frasi molto importanti che danno la misura della compattezza di un popolo che era formato non solo da coloni inglesi, ma, come tutti bene sappiamo, da ispanici, da italiani, tedeschi, tanto che la stessa città di Washington era popolata da queste diverse genti che arrivavano da vari paesi europei e che gettarono le basi di un legame forte tra lo Stato Nuovo, gli Stati Uniti d'America per l'appunto, e i paesi d'origine di queste popolazioni. Infine il numero 13, un numero che nella banconota da un dollaro si ripete in continuazione. Ufficialmente si ritiene che il 13 sia riferito al numero iniziale degli stati che componevano la federazione. Ma il 13 ha molti significati occulti, tra cui quello del perdurare, del volo che resiste per l'eternità. E per i Rosa Croce è il simbolo del percorso iniziatico. 13 sono le frecce che l'aquila tiene nella zampa destra. 13 sono i caratteri delle scritte E pluribus unum e Annuit Septis. 13 sono le strisce dello scudo e i gradini della piramide. Infine, sopra la testa dell'aquila ci sono 13 stelle che unite formano una stella a 6 punte, ovvero il sigillo di Re Salomone. Ancora e solo coincidenze? I fili di potere che stiamo seguendo sono strettamente legati tra di loro. Ricordiamo il potere politico, il potere economico ed un altro, il potere occulto. E a proposito di quest'ultimo, dobbiamo parlare di una società segreta. Al suo interno ci sarebbero importanti nomi della politica e della finanza internazionale. Stiamo parlando della Skull and Bones. Letteralmente teschio e ossa. È una delle più discusse società segrete degli Stati Uniti, fondata nel 1832 da William Huntington Russell e da Alfonso Taft. Russell, cognato dell'industriale che stabilì il monopolio mondiale del traffico di oppio, divenne generale. Taft, di famiglia nobile, fu il nonno di William Howard Taft, 27° presidente degli Stati Uniti. Con sede in un edificio della prestigiosa quanto elitaria Università di Yale, denominato La Tomba, è fra le più esclusive e potenti sette degli interi Stati Uniti. Diventata un'anticamera del potere americano, dalla Skulls and Bones sono usciti l'ex ambasciatore americano nella Mosca di Stalin, magnati dell'editoria, industriali e banchieri, capi della CIA,
uomini politici e agenti segreti, giudici della Corte Suprema e diplomatici. Dopo il presidente Gerald Ford, che era sicuramente massone, non abbiamo più avuto negli Stati Uniti d'America presidenti sicuramente affiliati alla massoneria. Certamente la massoneria gode di grande prestigio, ma vi sono altre organizzazioni più riservate, se non più occulte, che esercitano un potere oggettivo di carattere politico, economico e militare superiore rispetto a quello della massoneria tradizionale e dei suoi due riti, il rito scozzese antico accettato e il rito di York. Ma a quali ideali si ispirano queste società segrete che negli ultimi 50 anni sembrano aver acquisito un peso sempre maggiore, divenuto predominante rispetto a quello delle logge massoniche? Nel corso di una campagna elettorale, interrogati dai giornalisti su come possono due candidati che si fronteggiano per schieramenti opposti appartenere ad una stessa società segreta, Bush e Kerry hanno entrambi risposto con un no comment, è un segreto. Forse è proprio questo il motivo che ha portato all'arresto dello studente Andrew Meyer. È quindi possibile ipotizzare che una costruzione, un monumento, un'intera città, una banconota possano diventare un talismano e quindi acquisire un grande potere? Nell'antico Egitto la posa della prima pietra avveniva secondo gli orientamenti stellari, come premessa dell'eternità della costruzione e di quello che rappresentava. Così come immutabili sono le stelle nel cielo. Nel corso di questo racconto abbiamo seguito tre fili: quello del potere politico, del potere economico, del potere occulto. E tutti e tre sembrano portare ad un'unica conclusione: che Washington, insieme a quello che rappresenta, potrebbe rimanere immortale. Ma è possibile tutto questo? La parola fine la può mettere solo la storia, ma una considerazione possiamo farla. Questi poteri ad oggi sembrano riservati a pochi, mentre per quanto abbiamo potuto apprendere dai dettami della massoneria, dovrebbero essere per tutti. Ma il viaggio continua, è il momento di alcune novità su temi ai confini della conoscenza. Una missione archeologica italiana, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, sta riportando alla luce le rovine di un tempio dedicato al culto di una divinità sconosciuta, dalla forma di serpente. Il sito di Salut, che si trova nel cuore del Sultanato dell'Oman, datato dal 1300 a.C. al 300 d.C., costituito da alcuni contrafforti e da un torrione. E ancora, una squadra di ricercatori italiani ha raggiunto la Mongolia, affrontando le più difficili condizioni meteorologiche, il deserto del Gobi, le steppe e le montagne, per scoprire un antico legame, quello tra i mongoli di oggi e il loro terribile condottiero Gengis Khan. Oltre il circolo polare artico, tra le acque gelide del Mar Baltico, prende vita una teoria incredibile, quella che sposterebbe l'Odissea e i viaggi di Ulisse dalla Grecia all'estremo nord d'Europa. Ma oltre al mare bisogna guardare al cielo, a quello dell'Ecuador, che secondo diverse testimonianze e filmati esclusivi sembra essere attraversato da nuove forme di oggetti volanti non identificati. E ancora, le conseguenze della teoria degli universi paralleli, la verità sulla vita del misterioso Girolamo Segato. E molto altro ancora, nella prossima puntata di Voyager. È arrivato il momento di salutarci, ma continueranno ad esserci domande a caccia di risposte. Il viaggio continua. A Voyager!